Finisce in procura il caso di un'anziana colpita dal Covid, deceduta nelle ultime ore a Corigliano Rossano, ospite nella casa protetta San Pio e Madonna dell'Immacolata, che ha fatto registrare numerosi pazienti positivi al coronavirus tra ospiti e personale ivi operante. Fari accesi sulla morte di una 78enne entrata nella struttura il 9 ottobre del 2020, dopo aver subito un intervento ambulatoriale di cataratta, unitamente ad una lieve insufficienza renale. Denunciati problemi nell'assumere informazioni circa lo stato di salute della vittima. 3 giorni che io non sentii mia mamma, al che venni a sapere non solo che mia mamma aveva avuto la febbre, ma che non me l'avevano passata al telefono, non mi avevano informato sul suo stato di salute. E io urlai al telefono dicendo li avrei denunciati per sequestro di persona se non mi avessero fatto parlare con mia mamma. Anche dopo 5 minuti riuscì a parlare con mia mamma. In una risposta la casa protetta precisava che il titolare della salute degli ospiti è il medico curante e che la presenza del sanitario che controlla gli ospiti è una concessione del proprietario. I familiari vogliono vederci chiaro e chiedono giustizia. Se sono state adeguate misure anti-Covid in questa clinica, e se mia mamma è stata lasciata da sola e quindi non è stata adeguatamente curata, se erano capaci loro di curare i malati Covid, e poi chiedo giustizia.